ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवधू ॐ महासरस्वत्यै नमः। Namaste a tutti e benvenuti all'interno della Torre Tufara, un luogo straordinario nel centro storico di Roma, proprio sopra le rovine del Teatro di Pompeo. Innanzitutto vorrei ringraziare Cida, Perugia e Umbria nella persona di Mescalila Nunzia Coppola che mi ha invitato a partecipare a questo ciclo di conferenze. Quale sfondo per questa nostra chiacchierata abbiamo scelto quest'opera singolare dell'artista simbolista Massimo Livadiotti, Il Lario di Iside Mirionima, proprio perché nella sua cornice esterna annovera rappresentazioni zodiacali della tradizione egizia, greco-romana e indiana. Quindi, quale miglior luogo per ospitare questa nostra chiacchierata sul simbolismo dei pianeti? Una delle caratteristiche della danza classica indiana che più colpisce lo spettatore occidentale è l'uso dei gesti delle mani, comunemente chiamati mudra, ma più correttamente la terminologia della trattatistica classica sulla danza si riferisce ad essi come hasta. Il numero di questi gesti, il loro significato e le loro combinazioni sono contemplate nelle fonti classiche della danza indiana. In particolare, ci occuperemo del breve trattato Abhinayadarpana, lo specchio del gesto, che è un testo descrittivo in lingua sanscrita molto utilizzato nelle scuole di danza e rappresenta, per quasi tutti gli stili di danza neoclassica, il fondamento della grammatica di base utilizzata nei vari Anga, ovvero mani, piedi, testa, collo, occhi, sopracciglia e via dicendo. L'opera, che già esisteva nel XIII secolo, è di difficile datazione ed è attribuita a Nandikeshwara. È da tale opera che correntemente viene estratta tutta la nomenclatura dei gesti e delle posizioni utilizzati dalle scuole di Bharatanatyam e da altri stili classici. L'Abhinayadarpana di Nandikeshwara è un testo completo con solo 324 versi. Qui Nandikeshwara enumera i vari gesti, posture e movimenti relativi ai diversi arti, separatamente in tre grandi categorie: Anga, Pratyanga e Upanga. Si limita a catalogare questi movimenti gestuali indipendenti con una breve nota sulle loro possibili applicazioni. Tradizionalmente si dice che nella danza classica indiana le articolazioni, piuttosto che i muscoli, svolgano un ruolo importante. Ancor meglio è proprio la geometria posturale scheletrica a connotare gli stati psichici descritti. Gli hasta, generati dal movimento dei polsi e delle dita, sono un portale di un intero sistema linguistico articolato attraverso gesti animati. Sono come le parole di una poesia. Single hand gestures. Pataka, Tripataka, Ardha Pataka, Kattari Mukha, Mayurakhyo, Ardhachandrascha, Arada, Shukatundakaha, Mushtischa, Shikarakhyascha, Kapitta, Kataka Mukha, Suchi, Chandrakala, Padmakoshaha, Sarpasirastata,
Mrgasirsha Simhamukaha Kangulascha Alapadmakaha Chaturo Brahmarascaiva Hamsasyo Hamsapakshakaha Samdamso Mukulascaiva Tamrachuda Trishulakaha Ityasam Yutahastanam Ashtavimshati Vedita. La mano destra tenuta in alapadma e la mano sinistra tenuta in kapitta, rispettivamente su entrambi i lati della gola, rappresentano Surya. La mano sinistra tenuta in alapadma e la mano destra in pataka rappresentano Chandra. La mano sinistra tenuta in suci e la mano destra, i mushti, rappresentano Kuja, Marte. La mano sinistra, tenuta in mushti orizzontalmente, e la mano destra, in pataka, rappresentano Buddha. Tenendo la mano sinistra con Shikara capovolto sulla spalla sinistra, la mano destra in Shikara viene portata alla spalla sinistra, giù attraverso il petto fino alla vita, sul lato destro. Questo gesto rappresenta Guru. La mano sinistra, in mushti, è tenuta sopra la gamba sinistra sollevata. La mano destra, in mushti, è tenuta sotto il livello della vita. Questo gesto rappresenta Shukra. La mano sinistra in Shikara e la mano destra in Trishula rappresentano Shani. La mano sinistra in Sarpa Sirsa e la mano destra in Suci rappresentano Rahu. La mano sinistra tenuta in suci e la mano destra in pataka rappresentano Ketu. In passato, almeno sino all'avvento dell'era digitale, le accademie tradizionali richiedevano che i propri studenti memorizzassero gli shlokam descrittivi dei movimenti di ogni singola parte del corpo.
Memoria di un sapere tradizionale basato sull'oralità, questa convenzione è stata oggi purtroppo superata da un abbondante utilizzo dei supporti mediatici contemporanei, video, registrazioni, eccetera, che sono facilmente reperibili e riproducibili. Tale mutamento, avvenuto nell'ultimo ventennio, ha indubbiamente dissolto uno degli aspetti più rilevanti della pedagogia tradizionale, che educava fondamentalmente attraverso l'osservazione attenta, il canto e l'ascolto, competenze pedagogiche fondamentali che potevano essere trasferite trasversalmente a qualsiasi campo del sapere. E adesso vi invitiamo a vedere il primo video di danza dedicato ai pianeti. Si tratta di un Pushpanjali, cioè un'offerta di fiori iniziale alle divinità della danza, con uno shlokam, un'invocazione iniziale dedicata ai pianeti. Buona visione! Thank you.
Jaya, 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 Varavi.